Sì, lo so, mi capisco. Mario, la guerra del marino. Così, impossibile. È molto la Dal Teatro Fenaroli, in Lanciano, va in scena la quinta edizione del Premio Gassman, i teatranti dell'anno, città di Lanciano. A teatro? Niente. Teatro. La crisi, Giulio mio, la crisi, la congiuntura, e non soltanto crisi economica, tecnica. Buonasera, bentrovati alla quinta edizione del premio Gassman, unico premio teatrale ad esclusivo suffragio popolare. Devo dire che a guardare questo vero e proprio parterre de roi, la gente segue il teatro, ma soprattutto la gente sa di teatro, perché anche in questa edizione abbiamo dei vincitori davvero straordinari. Quinta edizione dunque del premio Gassman, tra le caratteristiche di questo premio, quello di farsi accompagnare da splendide madrine. Innanzitutto ringraziamo anche Raffaele Vallozzi al piano che con discrezione commenterà questa serata. Dicevo, straordinarie madrine, negli anni passati Arianna Ciampoli, Maria Teresa Ruta e quest'anno davvero una madrina straordinaria. Con noi Mila Cantagallo. Buonasera. Ciao Mila. Buonasera Luca. E ben trovata anche a te. Grazie anche a te e a voi tutti. Qualcosa su questo straordinario premio?
Certo, questo è l'unico premio teatrale in Italia nel quale a votare direttamente il pubblico sono state infatti distribuite delle schede in 114 teatri d'Italia e il pubblico ha votato nel periodo dal 27 marzo al 5 maggio scorsi. Sono stati raccolti, pensate, 3.143 voti in 50 giorni. I votanti si sono espressi anche attraverso il portale internetteatranti.com e attraverso un numero verde appositamente istituito. Da ricordare 3.143 voti validi, perché c'è un regolamento molto severo da questo punto di vista. Poi magari ci spiegherà meglio chi ha ideato questo premio, vale a dire l'attore Milo Vallone, premio organizzato dal portale teatranti.com e dal comune di Lanciano in collaborazione con la provincia, la regione, la PT e patrocinato ovviamente dalla Fondazione Gassman. E allora direi che non ci resta che invitare l'ideatore del premio a raggiungerci sul palco, Milo Vallone, accogliamolo con un applauso. Ciao Milo. Eccoci qua Milo, quinta edizione, dicevo anche quest'anno un grande parterre qui al Fenaroli. Quinta edizione di questa follia, mi è venuta in mente appunto 5 anni fa quando mi si chiedeva insomma di pensare ad un evento, ad un'iniziativa che potesse in qualche modo caratterizzare anche un po', diciamo, fuori dai confini regionali in Italia un po' questa straordinaria terra. Oggi straordinaria l'abbiamo già detto 3 volte Luca, 2 tu e io, 1, ma lo è davvero, ho avuto modo di frequentarla in questo lustro e insomma, anche gli ospiti che sono qui hanno confermato insomma le bellezze artistiche, architettoniche, sia del posto che poi del popolo anche che vive da queste parti. E io avevo questo sogno nel cassetto 5 anni fa, mi piaceva, vivo il teatro 350 giorni l'anno dall'altra parte, come attore, soprattutto come regista. Si è registrato, ed è questo anche un piccolo grande dolore, un po' di leggera disaffezione negli ultimi anni da parte del pubblico nei confronti proprio della dinamica artistica del teatro. Mi piaceva ridare loro, quantomeno sotto forma di provocazione, un po' la parola, perché il pubblico poi resta sempre sovrano del teatro come di ogni altro, credo, meccanismo di natura artistica. E premi ce ne sono tanti, insomma, di diversa natura, ho detto perché non pensare a un gioco di questo tipo, a ridare voce al pubblico cercando di farli esprimere in modo sensato e così farli votare, esprimere loro i loro artisti preferiti. Lo dicevi tu, il regolamento è molto ferreo perché il rischio che si presentava era quello di scatenare così semplicemente fan club anche di fenomeni di provincia, magari insomma renderlo poco attendibile e non avremmo voluto questo. Dopo 5 anni credo questa sera nella dimostrazione come le edizioni precedenti la qualità indiscutibile insomma, degli artisti per ogni categoria, credo vada a testimoniare insomma, la buona salute, la bontà del pubblico italiano e anche il meccanismo, il funzionamento un po' di tutta la nostra macchina organizzativa. Regolamento ferreo proprio per evitare che si potessero scatenare appunto questi fenomeni di cui parlavo e non lo sto a ricordare anche perché è davvero lungo, ma insomma ci sono molti paletti per i quali noi ci troviamo ad invalidare anche molti voti, perché la partecipazione è anche superiore ai numeri e alle 3.143 schede di voto valide che sono arrivate, un buon 30% diciamo che viene poi eliminato perché non si attiene agli indizi e requisiti quantomeno di professionalità che vengono richiesti rispetto agli artisti che poi si vanno a votare. Detto questo sono contento di essere qui. Milo, il tuo giudizio sulle preferenze di quest'anno? Un giudizio diventa anche un po' forse insomma cadrei in un ruolo che non mi compete. Sono semplicemente contento, come dicevo, a me fa piacere poter trasformare per un giorno Lanciano in Italia come un po' la piccola capitale, se non altro per un'occasione di festa e di ritrovo dei grandi artisti che scrivono le pagine più interessanti del nostro teatro, che credo non abbia nulla da invidiare il nostro teatro italiano, quello insomma, d'Europa o del mondo, abbiamo delle professionalità grandi e sono state qui in questi anni e anche quest'anno lo sono. Perfetto, grazie Milo, tornerà sul palco
nel corso della serata. E cominciamo proprio a conoscere la Banca Popolare di Lanciano e Sulmona attraverso un suo rappresentante, il dottor Aldo Paone, che è il primo premiante di questa sera. Prego. Alberto Paone. E lui sarà il primo a premiare e premerà la migliore stagione teatrale. Buonasera. Prego, si accomodi qui vicino a me. Piacere. Allora, il vostro istituto di credito ha creduto in questo progetto? Sì, il nostro istituto di credito crede in questo progetto e crede soprattutto in tutto ciò che serve ad affermare il nome di Lanciano nel nostro comprensorio e in Italia. Penso che questa manifestazione sicuramente serva a questo scopo e quindi è sicuramente un evento da patrocinare e sostenere. Entriamo nel vivo, Luca. Sì. Vogliamo annunciare allora il vincitore per la categoria stagione teatrale. Consegna il premio il responsabile della Banca Popolare di Lanciano e Sulmona, il dottor Aldo Paone. Come una cassaforte, è il caso di dire. Prego. Vince la categoria miglior stagione teatrale per l'anno 2007-2008, Arena del Sole, Teatro Stabile di Bologna, diretto da Paolo Cacchioli. E noi chiamiamo sul palco il direttore artistico Paolo Cacchioli. Buonasera. Buonasera. Congratulazioni innanzitutto. La consegna del premio da parte di Alberto Paone. Cacchioli, un grande riconoscimento per il Teatro Arena del Sole di Bologna, che insomma si caratterizza da questo punto di vista. Assolutamente sì, poi come veniva detto anche prima da Vallone, è un premio autenticamente democratico perché è popolare, in parte online, in parte no, mi pare di aver capito, per telefono, e quindi è una cosa piacevole in un paese dove le commissioni e le cose, c'è sempre dei dubbi in questo caso. Credo che sicuramente bisogna essere felici anche per l'autenticità e poi il riconoscimento di un teatro di quale io sono convinto certamente che è un teatro importante e che lavora molto bene. Come avete stupito i vostri spettatori in questa stagione? Beh, diciamo, le cose sono state tante. Intanto c'è una linea culturale che ci accompagna da molto tempo, che è stata fin dal 1900, negli anni 80, diciamo, costruita, che è il concetto di interaction, cioè l'interazione fra le diverse discipline dello spettacolo, quindi il rapporto fra teatro, musica, danza, ma anche cinema, e tutto questo consente al teatro di avere dei processi di innovazione che credo che oggi siano molto importanti per far amare il teatro, perché insomma il teatro ha bisogno di costruire dei linguaggi nuovi, perché non è scontato che il teatro possa incontrare il rapporto con le nuove generazioni così facilmente. Perfetto. Tra l'altro questo teatro è stato anche salvato in un certo senso, perché era diventato un cinema per un lungo periodo, poi è stato rilevato. Sì, dal comune. La relazione è una storia antica, sì, ma molto. Parte dal 1840, si chiama Arena del Sole perché effettivamente era un teatro en plein air, e poi con l'avvento del cinema ovviamente il teatro subiva la concorrenza e quindi hanno cominciato a chiuderlo per cercare di fare cinema e teatro anche loro. Perfetto, ringraziamo grazie. Paolo Cacchioli per grazie. Questo premio, ringraziamo anche Alberto Paone della Banca Popolare di Lanciano e Sulmona. Veniamo subito alla seconda categoria, miglior costumista, e sul palco chiamiamo Stefano Angelucci Marino. Eccolo qui Stefano, attore, regista, autore, tra l'altro Stefano ci racconterà brevemente questa sera di uno straordinario progetto che ha fatto parte, lo ricordiamo, il premio Gassman non è solo questa serata ma una serie di eventi collaterali con la rassegna prima del premio. Nell'ambito di questa rassegna è stato portato in scena uno spettacolo, lo spettacolo della Macbeth, uno dei testi tra i più amati di Vittorio Gassman. Un progetto, raccontaci tu.
Il progetto nasce, diciamo, nella scorsa edizione, quando si è tentato con Milo Vallone e con l'organizzazione di fare qualcosa prima del premio, per creare il collegamento che l'amministrazione comunale, il sindaco Filippo Paolini, l'assessore D'Amico ci chiedevano con il territorio, quindi legare ancora e meglio questo territorio al premio Gassman. Allora abbiamo pensato con il Teatro Studio, che è la realtà che dirigo qui sul Lanciano, e con il cantiere teatrale di Milo Vallone a Pescara, di mettere in moto un meccanismo di questo tipo, prendere un grande testo della letteratura drammatica che Gassman ha attraversato e farlo, ovviamente in una versione completamente diversa dalle traiettorie gassmaniane, con i giovani allievi attori della scuola di Lanciano e di Pescara. Allora, Mila, Stefano, prima però di consegnare il premio, ci regala una chicca, no? Sì, abbiamo pensato di realizzare con Milo un piccolo omaggio, cioè un omaggio ad un'importante figura della nostra terra che è Cesare De Titta. De Titta è stato anche commediografo, è stato anche collaboratore del cosiddetto Cenacolo, all'interno del quale Gabriele D'Annunzio spesso e volentieri faceva supervisionare tutte le rime e tutto ciò che produceva in latino a De Titta stesso, appunto, essendo egli un latinista. Con Milo abbiamo pensato di fare questo piccolo regalo a tutti quanti voi, speriamo che sia un regalo a tutti quanti voi, perché per noi è senz'altro qualcosa di importante, cioè leggere uno stralcio del prologo che lui scrisse, Cesare De Titta, all'inizio di un'avventura importante per questa regione, che è stata l'avventura della edificazione di un castello, un'architettura nuova per gli anni venti, che era il Teatro Dialettale Abruzzese. Questo prologo, in rapida sintesi, fa così. Le dramme in dialette non è una cosa nuova. Alla Grecia, nucar terata dalle vuve, purtè per la campagna, per le piazze e per la via, lo prima palcosceneche, la prima compagnia. E senza tante storie, senza tante ragioni, fu lo primo teatro, Teatro de Cafone. Signori miei, facetevi l'esame di coscienza. Quando state alla casa, tra di voi, in confidenza, e mettete lo pizzo, lo grado e l'etichetta, signori miei, voi pure parlete in dialetto. E le rape in padella, senza tante decore, vare de vente in mocca, le rapa la frezzora. Ma in pubblico sta male. Perché? Chi ve l'ha detto? Sta regola, stu codice, a dove state scritte? Scrupole pazze. A Napoli parla napoletana, popolina e signore, ni pare strana. Parla romana Roma, bolognese Bologna, milanese Milano e nenzana Bregogna. Forse lo dialetto dell'altra addore e puzza lo dialetto nostro solo perché è dell'Abruzzo? Io mo voglio fare un augurio. Che lo teatro nostro, o che ride o che piagne, possa parlarne parla sto mare, e ste montagne, e pozzo ogni parola palpetango lo cuore di stu popolo antiche che canta e che lavora. Grazie Stefano. Per la categoria miglior costumista della stagione teatrale 2007-2008, per i costumi dello spettacolo Trilogia della villeggiatura di Carlo Goldoni, vince Ortensia De Francesco. Complimenti. Ortensia De Francesco ci raggiunge sul palco. Prego. Benvenuta. Il premio lo vince per i costumi in Trilogia della villeggiatura di Carlo Goldoni. È stata un'impresa impegnativa? Sì, è stata un'impresa impegnativa, ma anche molto entusiasmante. A parte che è sempre entusiasmante lavorare con Toni Servillo, perché è un regista che partecipa molto all'ideazione dei costumi, si diverte molto con me e quindi con una costumista. E poi è stato bellissimo lavorare con il Piccolo di Milano,
che ha una sartoria molto bella e con delle sarte straordinarie. I costumi sono stati realizzati tutti là, tutti nuovi, non c'è neanche un costume di repertorio. Come ha interpretato l'epoca goldoniana? No, mi sono attenuta ovviamente al Settecento, ma in una maniera un po' più pulita. La cosa che mi ha impegnata molto è stato il lavoro sulla tintura dei tessuti, perché i costumi sono tutti tinti a mano, e non c'è un merletto non tinto. Ne possiamo approfittare anche per chiedere com'è stato lavorare con Tony Servillo, che è un po' il fenomeno in questo momento. Lui, vabbè, grande protagonista al Festival di Cannes, il Divo e Gomorra, ma è un grande del teatro, tra l'altro anche amico del premio Gasm. Ma io lavoro con Tony da 15 anni, quindi insomma c'ho un rapporto ormai di amicizia, insomma è molto bello lavorare con lui, perché è una persona che dà molta sicurezza, non perde mai la calma, dà sempre molta forza, cioè contagia il suo amore per il teatro continuamente, questo è entusiasmante. Grazie e complimenti a Ortensia De Francesco, migliore costumista per Trilogia della Villeggiatura. E adesso stiamo per premiare il miglior regista scelto dal pubblico. Invito a raggiungermi sul palco l'assessore alla cultura del comune di Lanciano, il dottor Attilio D'Amico. Prego, un applauso anche per lui. Buonasera. Benvenuto assessore. Prego. Di qui. Come diceva poco fa Mino Vallone, Lanciano, grazie a questo premio, è per qualche giorno la capitale del Teatro Nazionale. Ma ormai questa iniziativa costituisce un importante appuntamento, costituisce un'opportunità di far compiere un salto di qualità al grande fervore teatrale che caratterizza la nostra città nel corso degli ultimi tempi. Grazie assessore. Grazie assessore. Vogliamo annunciare il vincitore? Miglior regista Massimo Castri per il lavoro Così è se vi pare di Luigi Pirandello. Massimo Castri. A proposito di grandi personaggi del teatro italiano, Massimo Castri davvero non ha bisogno di presentazioni. E l'applauso del pubblico lo sta a testimoniare. Massimo Castri, qualcosa su questo premio? È chiaro che il repertorio straordinario dei grandi lavori di Massimo Castri sono a tutti noto, però ecco, ricevere il premio, il riconoscimento da parte del pubblico ha sempre un sapore diverso. Ma direi che questo premio è particolare non perché la regia l'ho fatta io sostanzialmente, ma è un particolare perché premia uno spettacolo che è un caso raro, devo dire, forse resterà nei annali, spero, perché è uno spettacolo fatto soltanto con dei giovani, o meglio, è il risultato di una scuola, di un percorso scolastico che termina con questo spettacolo qua. Io sono rimasto stupito di questo entrare, di questo spettacolo dentro il mercato, tutto sommato il mercato normale, e ottenere i risultati che ho ottenuto. Non lo so, ancora mi chiedo perché sostanzialmente. Quindi direi che è il premio, uno spettacolo, sono venuto apposta a prendere sostanzialmente per i ragazzi, per i giovani, per quelli che hanno lavorato, per gli studenti di questa scuola, che premia questo percorso strano, forse unico, non so se si ripeterà in qualche modo. Un suo ricordo di Vittorio Gassman? Un suo ricordo di Vittorio Gassman? Vittorio? Io l'ho conosciuto poco Vittorio, si è passato un'estate insieme. Stava progettando insieme di fare un Ibsen, mentre si stava al mare insieme, nella sua casa. Io stavo lavorando in quel momento lì con
vabbè, non importa, i nomi mi saltano. Vittorio stava lì accanto, si incontrava spesso, dico, era molto simpatico. Vittorio già un po' vecchio, un po' stanco e un po' malato in qualche modo, era già allora. Però me lo ricordo molto, ma molto con dolcezza, molto volentieri. Ringraziamo Massimo Castri, a lui ancora uno straordinario applauso. Ringraziamo anche Attilio D'Amico. Veniamo alla prossima categoria, si tratta della categoria del miglior spettacolo, a consegnare il premio. Chiamiamo Carmine Marino, presidente della deputazione teatrale Fedele Fenaroli. Eccoci qua, buonasera. Ovviamente tra i compiti e gli incarichi di questa istituzione che presiede anche eventi così importanti. Sì, credo che questa sia una serata magica e forse la ciliegina sulla torta a conclusione di una stagione teatrale di questo teatro comunale che ha visto la presenza di ben 46 spettacoli, forse l'unico teatro in Abruzzo che ha questa varietà di programmazione, perché siamo riusciti a mettere insieme la prosa, il teatro dialettale, il cabaret, il teatro sacro, il teatro contemporaneo, quindi 46 spettacoli nell'arco dell'anno che hanno riempito questo teatro, soprattutto di giovani. Prego il verdetto. Per la categoria miglior spettacolo della stagione teatrale 2007-2008 vince La commedia degli errori, diretto da Giuseppe Pampieri, prodotto da Progetto Mitos, Teatro San Leonardo, Viterbo. Ritirano il premio Giuseppe Pampieri e il produttore Marco Prosperini. Giuseppe Pampieri, ormai un abitué. Marco Prosperini. Buonasera. Giuseppe Pampieri, lei ha in questo suo lavoro esasperato la comicità e la confusione, ne risulta un risultato molto esilarante. Sì, non ho esasperato molto, c'è già perché è tratto dai Menechmi di Plauto, come sappiamo, e c'è già una grande comicità, è uno dei primi lavori di Shakespeare, quindi chiaramente non ha le profondità psicologiche degli altri lavori, ma mi sono divertito molto. È nato a Borgio Verezzi lo spettacolo 3 anni fa, e abbiamo fatto 2 stagioni, diciamo, con grande successo, e mi fa molto piacere di aver vinto questo premio, anche perché è il terzo premio che vinco. Esatto. L'abbiamo vinto una volta l'ho vinto come attore per Baldovino, personaggio del Piacere dell'Onestà, un'altra volta con uno spettacolo estivo che ho condiviso con Deborah Caprioglio ed era Il sogno di una notte di mezz'estate, dove c'era anche mia figlia, e adesso questo, quindi non c'è nessun inciuccio. No, assolutamente. È sempre quel premio trasparente che sappiamo tutti. Lei ha scelto. Dovremmo avere anche un contributo video di questo spettacolo, se è pronto, una clip. Dolce signora, io non so quale sia il vostro nome, né per quale miracolo voi conoscete il mio, ma il vostro modo di ragionare mi appare più divino che umano. Ma che senso ha farglielo sapere? Cioè, e voglio dire, guardiamoci un bacio. No, forse. Adiposa. In che senso? Nel senso che è una massa lavica di sudore. Ah, sarà per via del suo lavoro, ma con una bella risciacquatina. No, signore, neanche il diluvio universale. E come si chiama? Lalla. Detta Lalla la palla. Lalla?
qui così grassa? Infatti questo è stato grande, ho fatto i costumi. C'è mia figlia Nicole, che purtroppo non ha potuto venire, sarebbe venuta molto volentieri, che fa un altro ruolo importante. Poi devo citare anche Nino Bignamini, che fa i due servi, e Vera Castagna, e poi tanti altri. Insomma, uno sforzo grosso per il teatro privato, ecco perché bisogna citare questi produttori che fanno... E facciamola dire anche una parola al produttore Marco Prosperini. Lavorare con Pambieri è garanzia già in partenza, però ecco, come è stato? Beh, diciamo che lavorare con Pambieri è importantissimo, abbiamo unito le nostre forze, cioè c'è proprio una sinergia. Difatti lui è anche il direttore artistico del nostro festival Spazio e Memoria di Viterbo, giunto all'ottava edizione, ed è il direttore artistico di questo importante festival riconosciuto dal Ministero. Quindi c'è questa collaborazione molto forte. È anche regista Beppe in questo spettacolo, quindi insomma ha costruito molto e continueremo a costruire insieme, abbiamo ancora progetti molto importanti. Grazie. Grazie, grazie a voi. Grazie. La consegna del premio. Ringraziamo il produttore, grazie Giuseppe Marco, Bambieri. Grazie Carmine Marino. E Carmine Marino, adesso possiamo procedere alla nuova premiazione, alla prossima premiazione, quella del giovane talento. Consegna il regista Fausto Costantini. Fausto Costantini, regista teatrale, benvenuto. Attore, autore, un altro dei grandi del teatro italiano, Fausto, magari. Un premio dedicato a Gassman, qual è il suo giudizio, la sua idea su questo premio? Ma sul premio intanto l'ho visto nascere con Milo e veramente è una cosa lodevole, perché per la prima volta, come è stato rimarcato, gli spettatori che decidono, cosa che spesso in teatro non succede, anzi quando succede questo vuol dire che una cosa va male, perché il teatro si fa spesse volte altrove più che nei teatri, e quindi il premio speriamo che possa diventare una tendenza, no? E acquistare sempre più forza, energia, soprattutto per dare agli spettatori i prodotti migliori che nascono anche dalle loro scelte. Il pubblico nei teatri, si dice ecco che ce n'è sempre di meno, che a volte non porta il sentimento il pubblico in teatro, lei come vede questo problema? Del pubblico che è sempre meno? Ma sai, il pubblico non è neanche molto abituato, cioè voglio dire, si sta sempre più allontanando, anche i giovani, si ha difficoltà, probabilmente qualcuno dice sempre che bisognerebbe fare la scuola agli spettatori più che agli attori, perché, o agli attori o ai registi. Credo che ad un certo punto manchi intanto una contemporaneità, probabilmente, per cui il teatro gioca molto sulla memoria. E la memoria purtroppo in un degrado, anche in una certa ignoranza che c'è dalle nostre scuole, vedo mia figlia che per esempio studia pochissimo, non si applicano, per cui immaginiamoci laddove si potesse misurare, andare a vedere degli spettacoli che sono sempre fatti sulla memoria, sulla conoscenza, su autori che hanno difficoltà. Probabilmente in questo momento io ritengo che se ci fosse una contemporaneità, cioè l'azione teatrale che sviluppasse delle tematiche, delle problematiche, fatto in un modo anche con una loro capacità di spettacolarizzazione, probabilmente si riacquisirebbe maggiore forza e si darebbe forse più seguito, probabilmente. Grazie, le ha in tasca il nome del vincitore? Ah, non ero io. Va bene, ero qua. Non si sa mai, ci sarà la sesta edizione tra meno di un anno. Allora, per la categoria miglior giovane talento, in qualità di autore del testo Zulerchia, vince Mimmo Borrelli. Mimmo Borrelli, giovanissimo, possiamo definirlo un enfant prodigio, malgrado questa barba, eh? Ciao Mimmo. Salve a tutti, buonasera. Dicevamo, un fan prodigio, con questo testo davvero hai ammagliato tutti, tra l'altro un testo che ha visto anche la coproduzione di Teatro Stabile Mercadante di Napoli. Come nasce questa esperienza di Zulerchia? Diciamo che
chi come me scrive a casa nella solitudine, è sempre difficile poi dire certe cose dinanzi a un pubblico, anche se faccio l'attore anche. Niente, Insularchia nasce dall'esigenza, dalla necessità di adesso non voglio essere patetico e addossarvi delle nostre, a Napoli diciamo malapatenze, però chi come me viene dalla strada, per me è una necessità di vita. Insularchia è stata una cosa che ho scritto per anni da solo in casa, cercando di vincere le mie effusioni emotive, cercando di vincere i nostri maleodoranti, come posso dire, maleodoranti sentori di morte che abbiamo attorno, dei miei suicidi, eccetera. Non voglio tediarvi. Da lì è uscito questo, ne è uscito questo sfogo, ne è uscita una cosa che volevo comunicare a tutti i costi. Ho vinto il premio Riccione a 25 anni. Quindi significa che quello che forse penso e provo gli altri lo capiscono ed arriva. Da lì poi il Teatro Stabile di Napoli si è fatto avanti, hanno prodotto questo spettacolo, adesso ne produrranno un altro ben più difficile perché è un'opera in 4.000 versi in endecasillabi sciolti da me scritta poco tempo fa, che ha vinto il premio Tondelli poco tempo fa. Ci ho messo 9 mesi per scrivere La Sciaveca, che è l'altro testo che ha vinto il premio Tondelli, per Insularchia 3 anni, ma perché venivo da teatro anche un po' incavolato con me stesso, col mondo e con la famiglia, e quindi la sera insonne scrivevo. E quindi per me è un onore anche avere il fatto che il pubblico abbia raccolto le manifestazioni solitarie di un essere umano semplice come me. Questo è tutto. Grazie Mimmo. Il premio viene consegnato da Fausto Costantini, sentivo che gli... No, fatti i complimenti, non lo conosco bene, però presumo se ha avuto questi consensi vuol dire che c'è un grande valore. Io, tanto così per citare Gasma, visto che lui parlava di morti, io gli vorrei ricordare l'epitafio sulla sua tomba dove ha scritto: un attore che non fu mai impallato, gli auguro che lui non sia mai impallato e che possa risplendere di lucide qui nel futuro, con questa spinta anche di questo premio che riceve oggi, no? Perfetto, grazie a Fausto, grazie a Mimmo. Grazie.